eccoci qui con le opinioni e analisi senza filtri, ossia il fatto di Marcotti, con Giancarlo Marcotti che vado subito a salutare per questa puntata. Giancarlo, bentrovato. Buona giornata a te e a tutti gli ascoltatori, Eh sì, naturalmente. insomma, analisi senza filtri, senza sempre ragionate però, perché chiaramente l'analisi deve, se no non sarebbe un'analisi, ma sarebbero sparate così. E oggi abbiamo tanti temi, come sommario, li ripeto velocemente: Russia-Ucraina, DEF 2022 con tutte le previsioni al ribasso, ovviamente che cosa prevede il documento di economia e finanza che è stato messo a punto, è stato approvato al Consiglio dei Ministri la settimana scorsa, e poi Banca Italia che ci sta dicendo senza gas russo l'inflazione potrebbe salire all'8%, siamo già al 6,7%, ma comunque anche nell'Eurozona è molto alta. C'è la Banca Centrale Europea questa settimana che naturalmente dovrà dire la sua su come controllare l'inflazione, che è ben lontana dal 2%, insomma, questo lo sappiamo. E poi c'è la Francia al voto, al di là delle preferenze tra Macron e Le Pen, insomma, si dice che queste elezioni potrebbero mettere in gioco proprio la Francia stessa e anche l'Unione Europea. Allora, sono curiosa di sentire tutte queste. Di fare con te tutte queste considerazioni. Allora, Giancarlo, intanto, scenari economici e politici, noi partiamo sempre da un altro sommario fatto da te in modo generale. Che cosa ci mettiamo nel pentolone oggi? Beh, direi di collegare anche la questione del conflitto russo-ucraino all'economia. Sì. Chiaramente un conflitto ha delle implicazioni economiche fortissime. Dunque, sembra che dai primi studi, diciamo, il PIL russo quest'anno possa scendere del 10%. E questo naturalmente ha un'influenza sull'Italia che aveva in precedenza un commercio con la Russia, era uno dei paesi che maggiormente commerciava con la Russia, dopo la Germania, insomma, c'eravamo noi. E poi l'Ucraina invece ovviamente vedrà crollare il PIL del 45%. Quindi diciamo Sì. che le implicazioni in tutta la zona saranno forti, ma si sentiranno anche da noi. Quindi l'aspetto che appunto volevo sottolineare è che insomma non, ci sono dei riflessi economici non solo per il gas, ma anche per tanti altri prodotti, insomma. Sì, Quindi beh, diciamo questo. che il gas fa più impressione. Perdonatemi questa parola, perché ovviamente si parla del riscaldamento, dell'utilizzo, insomma, in tutta la gestione quotidiana, per così dire, però indubbiamente non è l'unico aspetto. Eh sì, e questo appunto avrà delle implicazioni anche sul nostro PIL, ma d'altronde il DEF del quale appunto parleremo adesso ne ha dovuto tener conto e secondo me, lo anticipo, è stato anche un po' eccessivamente ottimista, però mi auguro di sbagliare, insomma, mi Vabbè, auguro. allora cominciamo proprio con il DEF 2022, così ribadiamo quelle che sono le previsioni, che sono state le stime, insomma, sono state riviste al ribasso. Praticamente la previsione tendenziale di crescita del prodotto interno lordo per il 2022 scende dal 4,7% da cui partivamo al 2,9% per il 2023, dal 2,8 al 2,3, scusate, al 2,9 per il 2022, invece per l'anno successivo, per il 2023, dal 2,8 al 2,3. E quindi tu dici che sono anche ottimiste queste stime? Eh sì, perché allora, beh, la discesa è forte perché dal 4,7 al 2,9 non è dimezzata, ma quasi. Però appunto io ho voluto citare la discesa del PIL russo e di quello ucraino, ma ripeto, lì è tutta, cioè anche l'Asia avrà ripercussioni, eccetera. Per cui ecco, era un'anticipazione del fatto che alcuni, soprattutto a questo punto, se davvero noi chiuderemo le importazioni di gas dalla Russia, è chiaro che il 2,9 sembra assolutamente ottimistica come previsione. Alcuni parlano dello 0,7.
Quindi naturalmente io mi auguro che il governo abbia ragione, ma non vorrei appunto che fosse stato sottovalutato, diciamo, l'impatto che potremmo avere appunto dalla mancata importazione del gas russo, No, perché certo. Beh, anche perché a parte la sottovalutazione che potrebbe essere stata fatta, ma di fatto Giancarlo, noi non sappiamo quello che potrà succedere proprio perché, e mi riaggancio all'altra notizia che ho dato poco fa, gas russo, l'hai detto tu, secondo Banca Italia l'inflazione potrebbe salire all'8% senza il gas russo. E se l'inflazione salisse ancora di più e continuasse a salire, chiaramente questo causerebbe altri shock, voglio dire, nell'economia, no? Quindi di conseguenza viene da sé che le previsioni sarebbero ancora riviste al ribasso. E quindi al di là della sottovalutazione, che poi è la stessa cosa, insomma, la sottovalutazione si intende non avere la lungimiranza, decisiva per poter capire a cosa potremmo andare incontro, no? hai fatto un'analisi perfetta. Qua è proprio questo, cioè io ripeto, mi auguro che non di sbagliarmi, però obiettivamente già l'8% di inflazione, anche quella essendo già oltre il 6% di inflazione, arrivare all'8% è un attimo, dato che poi si diceva che l'inflazione non sarebbe calata quest'anno e lo si diceva ancora prima di questa storia del gas. Quindi insomma è da tener presente che è probabile che appunto l'inflazione abbia ancora un effetto negativo sulla nostra economia, perché chiaramente se diminuiscono i consumi, insomma, bisogna fare molta attenzione, diminuiscono i consumi, diminuiscono i posti di lavoro, insomma, scende tutto, No, insomma. no, certo, abbiamo visto che abbiamo raggiunto il record di contratti a tempo determinato, perché vuol dire che il lavoro in questo momento magari c'è anche, no? Perché poi le attività hanno ripreso, ma le imprese non riescono a fare un programma a lungo termine, cioè dicono sì, a me serve una persona, ma in questo momento chissà se tra 6 mesi mi servirà allo stesso modo, no? Magari ne serviranno altre, ma insomma in questo momento l'indecisione è proprio legata a questo. C'è un amico che mi scrive, ma la cattiva inflazione in Italia è causata dal Covid e l'invasione russa dell'Ucraina lo sta allungando? No, io continuo No, la a chiedo a te ribadire. perché l'ha chiesto a me, ma io la voglio No, no, no. girare a te come domanda perché so che tu parti da altri presupposti quando parliamo di inflazione. Cioè, l'inflazione nasce esclusivamente, almeno nasce esclusivamente dal fatto che per anni, per 12-13 anni, le banche centrali hanno immesso liquidità in maniera sovrabbondante e continuano a farlo, tra l'altro, in misura minore, ma continuano a farlo. Quindi, ed è una cosa mai vista precedentemente. Quindi quello senz'altro porta a inflazione. Un'inflazione che noi abbiamo visto sui mercati finanziari, che appunto sono aumentati sia il mercato azionario che quello obbligazionario, inizialmente e ultimamente nell'ultimo anno, anno e mezzo, lo vediamo anche invece sul carrello della spesa. Quindi quella è diciamo, la parte principale dell'inflazione. Poi chiaramente il conflitto russo-ucraino, l'aumento del gas non ha agevolato, anzi ha Certo, certo. peggiorato la situazione, che però era una situazione già in deterioramento da quel punto di vista. Ma sei d'accordo con la stima di Banca Italia che parla di un 8% senza gas russo? Ma ti faccio quest'ulteriore domanda io. Nonostante il governo adesso stia cercando altri partner, beh, oggi poi è la giornata ad hoc perché Di Maio e Draghi sono in Algeria proprio per capire come e quanto estendere poi la collaborazione che c'è già però in minima parte ovviamente per la fornitura di gas algerino. Nonostante dovessimo trovare, bisogna vedere anche in quali tempi, altri partner potrebbero arrivare davvero all'8% se non di più?
Allora, altri partner li troveremo di sicuro perché basta pagarlo Ah, beh, e chiaro. soldi. Però appunto Bisogna trovare gli altri, bisogna appunto trovare un accordo, certo. il problema è quanto verrà pagato, perché è chiaro che meno ce n'è e più il prezzo sale, no? Cioè, è ovvio, cioè, non penso che gli algerini faranno degli sconti, visto che sanno che siamo con l'acqua alla gola, noi come la Germania, come tutti gli altri paesi europei che hanno messo queste restrizioni sulla Russia. Quindi il Certo. problema è quanto andremo a pagarlo, quindi lo andremo a pagare caro di sicuro, senz'altro più di quanto pagavamo importandolo dalla Russia. Ma Manuela, fammi dire ancora un'altra cosa breve sul PIL Sì, 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 previsto. sì, sì. Brevissimo, perché ho proprio letto stamattina sul sito dell'Istat, io non spesso, ma ogni tanto vado a curiosare sul sito dell'Istat per vedere, insomma, le varie statistiche. Insomma, da vecchio statistico, vecchissimo statistico, mia laurea risale al Ah, 1981, figurati. Quindi, vabbè, vale sempre quella, eh? ah, no, certo, no, ma insomma, sono ovviamente Cioè, legato all'Istat perché certo. il nostro istituto di statistica, insomma. E ho letto che nel 2021 la popolazione italiana è scesa di 253.000 persone. Quindi, allora, ovviamente un po' saranno morti, eccetera, però probabilmente la cosa è anche perché sono molti italiani che sono andati all'estero, e se gli italiani vanno all'estero per cercare lavoro. Quindi non è un buon segnale, ecco, lo No, volevo no. dire così come un segnale poco incoraggiante, ecco. No, no, assolutamente, assolutamente. Allora, poi c'è anche un altro messaggio sull'inflazione, poi facciamo un passo avanti, ma questo te lo leggo perché è un altro messaggio interessante. Sergio dice, da non esperto della materia, ma con molti capelli bianchi in testa, chiedo, quando ero ragazzo abbiamo avuto, non specifica quando, insomma, un'inflazione fortissima a due cifre, anche se piccolo mi ricordo che tutti erano molto preoccupati. Qualche anno fa la scarsissima inflazione veniva considerata negativamente come indicatore di crisi economica, adesso è in risalita ed è indicata come causa di crisi. Sinceramente mi sono perso. Come dire, è adesso che deve preoccupare o siamo già in fase di preoccupazione da tempo? Caro Sergio, come tutte le cose, è la misura che fa. Cioè, se io mangio un etto di pasta, non succede niente. Se dovessi mangiare mezzo chilo di pasta, magari mi resta qualcosa sullo stomaco. E così, se io prendo una medicina, una pastiglia, probabilmente mi fa bene. Se dovessi prendere 10 pastiglie, senz'altro non mi fanno bene. Quindi la questione dell'inflazione, se la vediamo come aumento generalizzato dei prezzi, deve essere sempre vista assieme alla crescita economica. Allora ha un senso e allora non dobbiamo preoccuparci. Cioè, noi non dobbiamo preoccuparci se l'aumento dei prezzi è pressappoco Certo. vicino, diciamo, all'aumento della crescita economica, cioè del PIL, tanto per No, no, intenderci. adesso detto in parole molto semplici, perché è adesso che preoccupa, perché la crescita è ferma, cioè non c'è crescita. La differenza tra inflazione e crescita è enorme adesso. Prima è vero che dovevamo preoccuparci non dell'inflazione, ma della deflazione, che è un'altra malattia, anche quella non da non sottovalutare, però era un'altra malattia. Adesso, appunto, c'è questa che probabilmente, sì, insomma, de deve preoccupare, soprattutto se, come si dice, salirà ancora, e non sarà una Esatto, cosa. esatto, esatto. Allora, del DEF 2022, che poi noi abbiamo tradotto con un titolo cosa prevede su benzina, luce, gas e tasse, abbiamo voluto mettere in evidenza, insomma, le questioni principali che preoccupano maggiormente i consumatori oggi. Che cosa ti convince e che cosa no, Giancarlo? No, allora, il DEF ci sta dicendo che soldi ce ne sono pochi, ma ce lo sta dicendo e noi lo sapevamo da prima, insomma. Quindi non dobbiamo aspettarci. Continuerà questo,
che noi lo chiamiamo aiuto sui carburanti, sulle cose, noi lo chiamiamo aiuto, ma è solamente una riduzione delle accise, non Sì, è che... sì, sì. No, no. Però, Che visto che da noi prima erano le molto alte sulla benzina, cioè non solo sulla benzina, però anche sulle bollette che ci arrivavano, cioè noi potevamo vedere tutto, c'era una parte molto molto ingente, cioè sulle tasse che andavamo a pagare al di là del consumo grezzo, diciamo così, no? Ecco, e adesso sono state ridotte le accise, perché è quello su cui il governo può intervenire, ovviamente. noi l'abbiamo visto come così, una concessione del governo, vabbè, insomma, ha leggermente ridotto queste tasse qua. Dovevano essere una cosa temporanea, probabilmente dovrà durare per più tempo, per i motivi che dicevamo prima, altrimenti le aziende andrebbero veramente in grossa sofferenza. Quindi quello naturalmente toglie poi la possibilità di intervenire in altri settori. Interverremo sul settore auto per forza perché è un altro settore che occupa parecchie persone, ma io volevo sottolineare una cosa che nel DEF per la verità non se ne parla, ma che penso che sia l'argomento che interessa più gli italiani in questo momento, cioè che sono le pensioni. Sì. Perché io... Ecco, naturalmente non se ne parla nel DEF, però bisogna essere onesti, si dice che appena dopo Pasqua, quindi insomma la settimana prossima, il governo abbia intenzione di parlarne con i sindacati, di cominciare a parlarne con i sindacati, perché alla fine dell'anno sappiamo che si chiuderà questa quota 102 e se non venisse fatto niente, si ripiomba nella Fornero, che sarebbe un disastro per gli italiani. Allora, secondo me però il problema pensioni è un problema semplicissimo, a mio parere, da risolvere. Perché? Perché dato che oramai la stragrande maggioranza dei contributi, cioè delle pensioni, hanno la parte contributiva in prevalenza e la parte retributiva, insomma, per chi ha cominciato a... Per me la cosa semplice è appunto oramai dire a tutti: guardate, lo so che è una cosa brutta, ma non si può più andare in pensione con la parte, con la parte retributiva. Si calcolano le pensioni solo con la parte, contributiva e a chi ha una certa età, ma a questo punto abbassare l'età, io direi anche 62 anni, 61-62 anni, si sa. La persona sa che se va in pensione prima prende meno di pensione, ma cioè per lo Stato, a mio avviso, non ci sarebbero dei problemi perché o paga delle pensioni più basse ma le paga per più tempo, o paga delle pensioni più alte ma lo paga per meno tempo. Quindi non è che lo Stato... E in più si mandano in pensione quelle persone che appunto hanno 63, 64, 65 anni, non gli facciamo attendere i 67 anni, o meglio, attenzione, ultima cosa, si mandano in pensione chi vuole andarci, chi vuole restare a lavorare, può restare a lavorare fino non so, al No, 60. chiaro, chiaro, tu dici una scelta e poi in base a quello cioè, ci si regola per quanto riguarda la pensione stessa, insomma, no? Uno guarda quanto prende, dice: se Certo. vado in pensione oggi prendo 1.000 euro, se vado in pensione tra 2 anni prendo 1.250 euro, non so, dico una cosa del genere, e prende la decisione: vuole andare in pensione adesso, prende 1.000 euro, vuole andare tra un paio d'anni, prenderà Ecco, ma per il 1.200. nostro sistema è fattibile una cosa del genere o no? O è un'utopia? Ma per me è fattibile. Cioè, è chiaro, non è che sto facendo un favore alle persone, è questa la questione, cioè non è che stia regalando niente, perché ripeto, se noi li mandiamo in pensione più tardi, quelle pensioni lì aumentano come importo. È vero che li pagheremo per meno tempo, ma pagheremo delle pensioni più elevate perché chiaramente sono maggiori contributi e così via. Una persona ha la sua casa, pensa che non avrà grandi spese, eccetera, si accontenta di una pensione, non dico misera, ma insomma, perché non farlo andare in pensione quella persona lì, che oltretutto libererebbe un posto per un Per giovane che lavoro, non certo, trova lavoro. assolutamente sì. E sì, c'è tutto il tema però di chi piano piano, se il sistema non prende il giusto percorso, chi pagherà queste pensioni, no? Perché sai, adesso
Adesso andiamo tutto verso il contributivo, quindi Sì, sì, ognuno sì. prenderà quello che ha versato lui. Ah no, certo, Lo quindi so che ritorna quello che abbiamo versato. Speriamo, perché anche lì. per i giovani di oggi sarà un problema Eh il no, loro appunto, stavo futuro. dicendo speriamo, infatti volevo arrivare proprio lì perché adesso si versa veramente poco, ma non perché non versiamo noi che siamo obbligati a farlo, ma perché ci sono lavori discontinui, mal pagati e quindi poi dopo con poche garanzie, insomma, ecco, quindi sappiamo molto bene qual è il problema, perciò prima o poi qualcosa bisogna sistemare perché altrimenti a livello poi di società il cortocircuito avviene, no? Come si fa a campare fondamentalmente poi senza un ingresso un po' dignitoso in pensione e magari non dipende da noi il fatto che ne abbiamo poco, ma dipende dal fatto che il mondo del lavoro è assolutamente frammentato e poco remunerativo, no? Per i giovani oggi. Vabbè. No, Manuela, però se mi chiedi di mettere a posto le finanze pubbliche italiane, mi chiedi No, 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 un'operazione. no, no, assolutamente, Purtroppo però hai vedi, è quello il ragione, ma punto, è sulle finanze pubbliche italiane che fanno acqua da tutte le parti, no? Che sono un colabrodo, diciamo così. la magica, No, non è no, no, più. beh. Probabilmente non ce l'ha nessuno, però da qualche parte bisognerà pur cominciare, perché è ovvio che da un giorno all'altro non è che ci svegliamo in una situazione idilliaca da quel punto di vista, però mi sembra che stenti proprio ad arrivare anche un inizio, no? Di un processo più virtuoso. Poi, vabbè, poi in questi momenti in cui ci sono anche situazioni complicate che non dipendono da noi, vabbè. Senti Giancarlo, siamo in chiusura, però io non posso non chiederti cosa ne pensi della Francia al voto. Insomma, come pensi andrà questo ballottaggio, insomma, tra Macron e Le Pen? Si è detto che da questo voto dipende proprio la sorte della Francia e non solo, anche dell'Unione Europea. Cosa ne pensi? Io sono un po' di parte, diciamo, non, Come ma tutti, sì. appunto questo Chi da non una si parte, chi usa. dall'altra, è ovvio che ci sono le tifoserie, no? Quando ci sono delle elezioni. Mancherebbe, cioè è solo, mi auguro una cosa, ma qua bisogna invece fare un'analisi di quello che succede. E, la cosa che mi viene così spontanea è che rispetto alle altre elezioni sembra non sia cambiato niente in Francia, cioè c'è ancora Le Pen, Macron Le Pen. Quindi non sono emerse nuovi personaggi politici di spicco. No. E quindi bisogna vedere se la Francia oggi ha la forza di voler cambiare, ma ritengo di no. Cioè, se qualche anno fa, cos'è, 5 anni fa, Macron ha vinto, tra virgolette, con un plebiscito, comunque insomma ha vinto nettamente il ballottaggio. Io ritengo che oggi lo vinca ugualmente, anche se magari in maniera più ridotta, ma Con meno margine. ognuno va. Leggevo che in Macron, insomma, con le statistiche che si stanno facendo a proposito di statistica, vince tra gli over 60, mentre invece i giovani preferiscono Le Pen. Beh, era abbastanza ovvio forse, no? Poi di ovvio non c'è nulla, però magari i giovani vedono più, innovativo con il pensiero di Le Sì, amano di più il Pen. Meno cambiamento. conservatore, esatto, il pensiero, certo. Certo, e quindi comunque tu pensi così, toto scommessa che verrà riconfermato Macron? Sì, cioè, allora abbiamo visto che in Francia ci sono state delle manifestazioni oceaniche, quindi se uno guarda quelle manifestazioni lì, è chiaro che rimane impressionato, non è molto popolare Macron. Però poi quando si arriva nell'urna e che si deve scegliere tra una persona appunto di un partito considerato moderato come quello di Macron e di un partito che invece almeno nell'opinione comune non è moderato come la Le Pen, insomma attrae più voti un moderato, ecco. Il ballottaggio che noi non abbiamo, cioè noi l'abbiamo solo quando si fanno le elezioni amministrative, cioè per i sindaci abbiamo il ballottaggio, ma per le elezioni nazionali non l'abbiamo, è tutta un'altra cosa, insomma. Quindi si possono votare tutti i partiti, poi bisogna vedere che coalizione nasce il governo.
In Francia si va appunto al ballottaggio due persone, quindi io temo così, non me lo auguro, ma temo che alla fine Macron riesca a. Ecco, ma ultimissima domanda in un minuto, perché poi devo mandare un altro contributo a mezzogiorno, però non posso non chiedere perché in gioco l'Unione Europea? Perché cambia, cioè, per Le Pen si modificherebbero un po' tutti i valori che stanno alla base dell'Unione Europea? Io ritengo che chiaramente sarebbe un segnale che arriva anche a Bruxelles inteso come Unione Sì, Europea, ovviamente. certo. Ecco, è un segnale che arriva anche a Bruxelles, ma non è un forte cambiamento, non mi attendo un forte cambiamento. Anche perché non Però sarebbe ecco. mica solo la Francia, è vero che la Francia ha una posizione importante all'interno dell'Unione Europea, però insomma poi non è che gioca da sola, insomma non giocherebbe da sola. No, ma questo però così sarebbe un qualche cosa anche per le altre. Adesso i Sì. tedeschi sono andati a votare da poco, quindi non andranno a votare a breve. Noi andremo a votare invece più, insomma, ancora un anno, però ecco, quello che succede in Francia può essere un segnale anche per Ok, certo, potrebbe gli altri paesi. essere insomma un po' da modello, no? Dire ah, ok, la direzione, cioè anche inconsciamente fare un po' da precedente, mettiamola così. Sì, è vero, quello sicuramente. Allora, Giancarlo, sono certa che affronterai tutti questi temi anche nei tuoi video su Finanza in Chiaro che noi seguiamo sempre, quindi invito anche i nostri amici a seguirti. Noi ci vediamo non lunedì prossimo, ma troveremo un altro giorno per recuperare la nostra diretta. Tanto ti auguro una buona giornata e buon proseguimento. Naturalmente approfitto, oltre a salutare te, di fare gli auguri di buona Pasqua anche a tutti gli ascoltatori. Certamente, grazie Giancarlo, grazie per la collaborazione e buona giornata.